Una gabbia, due ring e la necessità di dare veramente forma a una definizione che è stata pioppata sulla fiducia, potremmo così dire, alla All Elite Wrestling. Loro saranno soltanto sangue e budella. Ed è per questo che hanno creato questo tipo di match, che non è altro che un vecchio war game riportato, rimodernizzato, a volte per l'occasione, come in questo caso, niente gabbia per entrare e tutte le persone intorno al ring pronte, quando era il loro turno, a subentrare. 12 uomini, anziché i classici 10. Insomma, ci sono state un po' di piccole modifiche, ma quello che abbiamo visto è stato uno degli eventi che più anticipati, più aspettati l'anno scorso, più vociferati quest'anno. Siamo alla seconda edizione del Blood and Guts e tutto bene quel che finisce con un solo infortunio dentro quel macello infernale. Bellissimo, ma un macello infernale. Benvenuti quindi al nuovo episodio di Elite Friday, siamo all'episodio numero 151, siamo live su Twitch. Per chi di voi ci stesse seguendo on demand sul nostro canale YouTube, benvenuti a tutti. Io sono Stefano, voce di AW Italian Podcast, al mio fianco, come sempre, l'altro autore di questo canale, di questo programma, di questo tutto. Ciao Fabri, benvenuto. Ciao Stefano, ciao a tutti, grazie, grazie mille. Secondo Blood and Guts, Fabri, siamo di fronte a una seconda volta, quindi teoricamente con l'esperienza della prima a farla da padrone, e quindi con un episodio che per loro è stato forse un po' più facile da scrivere, da posizionare nei segmenti e quant'altro. Però anche per noi è stato un pochino più facile da capire e sapevamo già che l'episodio 151 di Elite Friday, a meno di perderci noi in chiacchiere, sarebbe stato abbastanza breve. Come l'anno scorso, cambiava molto. Poi c'è anche da considerare che c'erano metà dei partecipanti, erano anche quelli dell'anno scorso, sia da sì. Quindi c'era tutta l'inner circle da una parte e dall'altra, e è puntata strana, però diventa una puntata strana così, perché comunque è tutto incentrato su quello, addirittura un'ora, e poi va bene, parleremo quello che c'è stato prima, tendenzialmente escluso la parte di Christian e Luciasaurus, tutte personaggi minori tendenzialmente comunque. Quindi sì, sono stati molto blandi. Allora, ci sono delle cose da dire, ci mancherebbe altro, però sono tutte un po' piccoline. Cercheremo di tirarle fuori tutte, ovviamente, pronti e disponibili. Se qualcosa non sarà stato trattato all'interno di questo episodio, scrivetelo nei commenti, magari daremo risposta di sotto e cercheremo di completare il tutto. Però, insomma, sapevamo un pochino di che morte dovevamo morire ed eccoci qua, pronti a parlare del Blood and Guts. Ovviamente, vi ricordiamo che potete far parte della nostra community in modo più attivo in ben due modi. Uno, completamente gratuito, vi basta avere l'applicazione di Telegram, andate in descrizione, trovate un link a cui accedere al nostro gruppo, siamo più di 200 persone, parliamo di All Elite tutti i giorni, ogni volta ci inventiamo qualcosa di bello, facciamo magari dei tornei, ultimamente abbiamo fatto dei tornei delle Team Song e abbiamo creato insomma un po' di movimento, poi si chiacchiera, si parla, ci sono delle persone che pongono anche delle belle domande su cui fare dei bei ragionamenti. Secondo noi è un bel posto dove stare per, insomma, familiarizzare tra amanti della All Elite. D'altro modo, ovviamente, lo vedete se siete su YouTube, il tasto abbonati, cliccando potete vedere le tre opzioni di abbonamento e darci una mano in modo un po' più attivo, cercando ovviamente di sostenere anche economicamente il nostro progetto, che è sempre più grande e ovviamente necessita sempre di più di attenzione e di tempo da parte nostra, quindi cerchiamo aiuto da parte di chi ama quello che facciamo, gli piace quello che facciamo e vuole davvero diventare un sostenitore. Ovviamente noi in cambio diamo qualcosa in più. Come se non facessimo già abbastanza, Fabio, ormai un video al giorno, approfondimenti, anche su altre federazioni. Insomma, stiamo veramente tirando fuori un sacco di roba. Ma direi che possono essere contenti i nostri amici, no? Ma sì, ma sì. Assolutamente, assolutamente. Vi dico subito che i soldi versati non serviranno per aiutare Tony Khan a comprare delle nuove, nuovissime theme song per i propri atleti. Perché? Perché proprio nel primo match, nella vittoria di Orange Cassidy contro Ethan Page, abbiamo sentito il debutto della nuova canzone d'ingresso di Orange Cassidy, il quale non ha più quella precedente, i diritti devono essere scaduti, e non significa che non c'era assolutamente la voglia di rinnovarli, non lo sappiamo. Sappiamo però che
soltanto per una canzone Tony Khan ha dichiarato di aver comprato i diritti a vita, che è All 55 di Tom Waits, per quanto riguarda Mr. Brody Lee, e il video di Mr. Brody Lee ovviamente commemorativo pubblicato anche su YouTube. Tutte le volte che c'è qualcosa da fare con Mr. Brody Lee, loro possono usare quella canzone, non c'è problema, perché i diritti li ha comprati per sempre. Per tutte le altre canzoni no, un annetto fa, forse due, non mi ricordo. In ogni caso, un po' di tempo fa è arrivata una canzone per Orange Cassidy che oggi è stata ritirata ed è stata sostituita. Potrebbe succedere anche per altri, potrebbero arrivare nuove canzoni per altri atleti, vedremo un po' che cosa succederà. Quello che sappiamo di per certo è che Orange Cassidy, con quella o con l'altra canzone d'ingresso, poco cambia, ha battuto elegantemente un ottimo Ethan Page. Faber, cosa mi dici di questo match? È stato un match solido, fatto abbastanza bene, soprattutto per essere in apertura di puntata. E c'è Ethan Page che però è in una situazione dove lui meriterebbe di più. C'ha Lambert accanto, ok, molto probabilmente stanno aspettando che la Van Zandt faccia l'incontro che avrà a luglio, quindi tutta la ciurma si deve rimettere nuovamente insieme. Scorpio Sky è impegnato con Wardlow e al momento lui resta un po' così al palo, però merita tanto, perché comunque è bravo al microfono, è bravo anche sul ring, non da diventare campione, ci mancherebbe, però comunque è uno che bisognerebbe vedere un po' più spesso, sotto tanti punti di vista. E comunque tutte le prestazioni che ha fatto sono sempre ottime, a prescindere da tutto. E poi lui è l'unico di quelli che non ha bisogno di Dan Lambert, comunque è ovvio, l'ha messo insieme a loro, però va bene, però lui non ne ha assolutamente bisogno. Però ci si incastra bene lo stesso con Dan Lambert, quindi è un peccato che non riescano a farlo, diciamo, sbocciare. E anche qua con Cassidy potenzialmente avevi un'opportunità di provare un attimino ad alzare un po' il suo livello. Ovviamente era difficile dopo la stupenda prestazione fatta a Forbidden Door da parte di Orange Cassidy, era complicato fargli perdere un match con Ethan Page. Sì. L'hanno costruito bene, perché comunque il fatto che Lambert ha portato il succo di frutta, insomma, hanno cercato un po' di creare un'occasione, una situazione in cui ci si poteva pensare a una sconfitta. Purtroppo io sono troppo vecchio, mi sono immaginato un po' tutto. E non dico che è andato tutto esattamente come avevo pensato, ma poco ci manca. E quindi, insomma, quello che è successo sostanzialmente è stato vedere un Orange Cassidy che ha vinto e ha ripristinato un pochino la sua posizione con queste due prestazioni. Questa perché è stata una vittoria, l'altra perché è stata una prestazione incredibile. Diciamo che se da questo momento in poi Orange Cassidy dovesse ritornare nelle zone che contano della card, non ci sarebbe nulla da dire. Anzi, il fatto che possa in un prossimo futuro anche provare ad andare a prendere che sia il titolo TNT oppure il titolo, adesso ce l'ho l'Atlantic in più, oppure che possa anche provare a fare comunque una bella storia con un personaggio che senza la cintura in mezzo abbia qualcosa da raccontare, mi viene in mente quella volta che l'ha fatta con Chris Jericho, alla fine era stata molto, molto bella, quella storia molto ben raccontata, cioè è il momento, diciamo, molto probabilmente di rivedere in questo tipo di situazione Orange Cassidy, sei d'accordo? Sì, perché comunque non è un main eventer, nel senso, non è a livelli degli Omega di turno quella gente lì, però è uno su cui possono fare affidamento tranquillamente, li mette di fronte chiunque, e o può elevarlo, oppure magari la vittoria serve a lui. Cioè, quindi è proprio in quelle fasi della sua carriera che può fare sconfitte, vittorie, non lo toccano, però allo stesso tempo può elevare, oppure magari se c'è bisogno di lui per fare degli incontri importanti lo metti, quindi è sempre buono. Per questo appunto ci fosse stato un qualcosa di più per i Tampage, però hanno forse sbagliato le tempistiche, dopo Spray non potevi far vincere Page. Sì, assolutamente. Ethan Page è in una situazione molto particolare in realtà, lui ama molto quello che sta facendo, è molto contento di quello che sta succedendo alla sua carriera, si sta allenando molto, sta vivendo probabilmente quello che lui desidera tanto nel wrestling. È una persona che non ha mai avuto problemi a parlare, quindi sono estremamente convinto che non si farebbe problemi a dire mi stanno trattando male. Capisco tutti quanti noi, perché mi devo mettere anch'io, che lo vorremmo vedere di più.
però non pensate che, come magari può essere per altri, il desiderio di apparire di più, di fare cose diverse, di raggiungere risultati più alti, sia parte di un qualcosa di sottotraccia all'interno del, del pensiero di Ethan Page. Credo sia a posto e stia bene così. Comunque l'avanzante non so contro chi doveva lottare, però in Brown Fighting lì si picchiano male. Era 6 o 7 luglio comunque come data, manca pochi giorni. Le lascio lottare tranquille, io sto sereno a casa mia. Sperando che non debba stare poi ferma dopo l'incontro qualche settimana. No, esatto, visto poi il periodo di sfiga, cioè, potrebbe succedere veramente qualsiasi cosa. Fabri, ma Christian Cage? L'altra volta mi ha detto che ci va giù pesante, stavolta potenzialmente ancora più pesante. Riportiamo un attimino i binari al loro posto. Esce, nuovo sostanzialmente attire visivamente parlando, no? Tutto più oscuro, più compassato. Si porta il rancore ancora nei confronti di Jungle Boy e arriva con un promo fantastico dicendo: su in dirigenza mi ha detto che devo venire a scusarmi. Io non mi sono mai dovuto scusare per quello che ho detto in tutta la mia carriera, ma questa volta devo chiedervi scusa perché in realtà io, dicendo quella cosa sul padre di Jungle Boy, sulla sua morte, in realtà io vorrei che fosse morta tutta la sua famiglia per non imbarazzarsi nel vederlo per com'è in questo momento. Quindi ha spinto ancora di più, aggiungendo l'altro carico da boomer, che però in realtà funziona, porca miseria, non so per quale motivo, ma funziona, il fatto di dire tutti tranne la mamma di Jungle Boy e poi faceva il segno di chiamare, che è una roba ovviamente orrenda se fosse reale, no? Qui è in una storia e bisogna vedere, perché io credo che questo sarà uno dei motivi per cui pagherà grosse conseguenze, no? Ovvio che se non dovesse pagare le conseguenze diventerebbe, ve lo dico, per come sono fatto io, un problema questo tipo di promo. Pagandone le conseguenze hai creato un heel molto cattivo, molto determinato e un po' con il dentino avvelenato, che però poi viene rimesso a posto da Jungle Boy, anche perché io credo fermamente che questa sia una delle faide di lancio del non più Jungle Boy, ma del Jack Perry. E qua Fabri, oltre a lasciarti la parola su quanto ha detto Cage, ti chiedo anche in coda di dirmi quanto la musica di Jungle Boy al momento sia in pericolo. Ma dopo aver visto l'entrata di Cassidy, la prima cosa che mi è venuta in mente è vero che okay, cambia anche a lui. Quindi vediamo se gli daranno anche un cambio anche di look. Perché quella di Moxley costa meno. Sì. Anche perché è rifacimento anche, quindi non è che vanno a prendere molto probabilmente. Bisogna vedere se gli daranno un cambio di look, cambio di nome, lo scopriamo quando lo vedremo. Magari lui vuole restare anche come Jungle Boy, ci sta anche quello, non è da escludere. Però Christian, appunto, più che altro ha puntato molto sulla mamma di Jungle Boy in tutti i sensi, e vabbè, il call me è stato fantastico, comunque niente da dire. Mi ha ricordato molto l'Hit Me Up di Guevara dei tempi d'oro. Sì, è vero. Però ovvio, vabbè, tutto finirà con Jungle Boy che dovrà battere prima anche Luchasaurus. E questa è la cosa che tendenzialmente avrei voluto, perché tanto faccio fatica a pensare non succeda, evitare. Perché Luchasaurus per un pochettino di tempo gli avrei dato un po' di vittoria. Poi magari dobbiamo vedere quanto deve stare fermo Jungle Boy, non ce l'hanno detto, quindi magari sono mesi e quindi non... Però facciamo finta che torni abbastanza breve, non dai il tempo a Luchasaurus di costruirsi come Monster Hill, quindi bisogna, anche appena arriva Jungle Boy lo va a battere molto probabilmente, e quindi spero che sfruttino la parte di Luchasaurus un po' di più, anche se Jungle Boy dovesse arrivare relativamente presto come tempistica. Sì, a fine promo ovviamente dice questa cosa: io ho chiesto un match, ma non l'ho chiesto per me, l'ho chiesto per Luchasaurus, e mandano Luchasaurus a praticamente distruggere Serpentico. Arriva con un look nuovo, maschera scura, barba scura, è tornato praticamente in una veste diversa, no? Quasi il cambio che ha fatto Penta. A sto punto, sì, potrebbero anche riprendere la storia che in realtà tutto questo è una costruzione da parte di
Jungle Boy e Christian per liberarsi di Luchasaurus, ma comincia a essere un po' troppo macchinosa ormai. Sono abbastanza sicuro che la strada che hanno deciso di prendere è quella che abbiamo visto, più semplice da leggere, da capire con gli elementi che abbiamo adesso. Sicuramente però anch'io sono d'accordo con Fabrizio sul fatto che non mi sarebbe dispiaciuto vedere un po' più di Luchasaurus, il magari andare a prendere un posto particolare, e ve ne butto lì una strana, perché adesso sembra assurda, ma non sarebbe così tanto se costruita un pochino, vedere magari Luchasaurus e Lance Archer in coppia insieme. Cioè andare a creare quel qualcosa di devastante, grosso, un po' alla Brothers of Destruction dell'epoca, no? Prendi due che sono praticamente alti, grossi, e che provano a fare distruzione totale. Col fatto che sia Archer che Luchasaurus frega cazzi se vincono meno delle cinture, perché non gli interessa né a loro né al pubblico, io forse, sai, una prestazione un po' di livello da due bei grossi e atipici, anche se ormai è quasi assurdo dire grosso e atipico, contro magari dei Bucks rinnovati face o degli altri lottatori face, sai che io non l'avrei vista così male. Quindi, boh, non lo so, magari la penseranno anche loro per più avanti, però non sarebbe stato male provare la strada di due grossi che insieme fanno coppia. Ti sarebbe piaciuta? No, beh, ci può anche stare, che prima però devi togliere un attimino sta situazione, finché non torna Jungle Boy, devi far finire perlomeno tutta la storyline. Ma tanto quello là c'è il climax, voglio dire, per un po' comunque fuori anche l'altro. Anche quello, quindi esatto, bisogna vedere poi appunto quanto durerà il tutto della faida, quanto la vorranno far durare, se arrivano all out, se arrivano addirittura oltre. Tutto appunto, molto dipende dai tempi di recupero di Jungle Boy, quella è la parte essenziale. Però appunto Luchasaurus avrebbe la possibilità di fare un po' da Monster Hill. Io due mesetti da Monster Hill gliel'avrei fatti fare. Poi, ripeto, se l'infortunio di Jungle Boy è più serio del previsto, e gli auguro a lui ovviamente di no, lo vedremo Monster Hill molto probabilmente. Quindi però lo vediamo nella parte sbagliata, avrei preferito vederlo normalmente. Anche perché sembra abbastanza letto appunto che Jungle Boy vada a batterlo. Sì, 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 no, sì, no. Sì. Poi io, mai dire mai, eh. Sì, ecco, io non ho apprezzato molto come è finito il match. No. Se deve finire così, no. Cambia subito, mossa di potenza, sei grosso, la fai, punto e basta. Questo è quello che penso io. Ringraziamo anche per averci iniziato a seguire Alex Carson, 76. Grazie mille, grazie. Fabri, sai che c'è stato Dan Housen che con due, insomma, amici trovati ovviamente già da tempo, non è cosa nuova, su Twitter si vociferava di un possibile match insieme già da un po', si è messo insieme agli FTR per fare uno strano match in realtà contro il Gun Club e Max Caster. Perché uno strano match? Allora, partiamo col fatto che nel buy-in di Forbidden Door, per colpa di Dan Housen, il Gun Club ha lasciato indietro sia Max Caster che il papà. E sono andati a correre dietro a nessuno praticamente, che non era lì fisicamente, no? Non c'è stato un qualcos'altro. E hanno lasciato lì comunque quelli che hanno vinto, però insomma, affrontavano quattro persone contro due. Questa settimana arrivano a Dynamite, il dis di Max Caster non riesce a coinvolgere i due perché rifiutano di provare a inserirsi all'interno della questione. Inoltre, a fine match, quando si sta per consolidare questa vittoria possibile, dato che diciamo Anthony Bowens arriva per provare ad aiutare, per colpire con la stampella, quindi si è rialzato, siamo contentissimi di vederlo in piedi, di vederlo anzi al più presto poi tornare a lottare, si è alzato, pronto per colpire, colpisce quelli del Gun Club, che finiscono per perdere. Alla fine rissa sedata da Papa Billy Gunn, che prende posizione difesa degli Acclaimed. Allora, una cosa piccola in un act della card, che dire di bassa card è veramente un eufemismo, però qualcosa è successo. Qual è la tua opinione? Sì, Billy Gunn passa per quello che ha visto, cosa è successo, più che altro. Quindi, fagli capire, non l'ha tirata a te, e t'ha preso, e amen. Cioè, non... Quindi bisogna vedere se giocano su questa cosa e quindi
frattura sanata con qualche screzio, però anche perché andando avanti così quello che ci aspetta è una claim contro Gun Club. Meccione. Ora, con o senza Billy Gunn di mezzo, siamo nel 2022, il Famaster, l'S Man non c'è più, cioè nel senso ne farei anche meno. Ora, se è una cosa che mi tieni per Elevation, per Dark, ok, mi sta anche bene. Se però mi hai già messo una cosa del genere a Dynamite, almeno Rampage me lo devi utilizzare se poi faranno questo incontro. Quindi spero vivamente che Billy Gunn usi le registrazioni per far vedere che è stato un errore, che lo capiscano i suoi figli. Perché sennò... Io invece mi sono immaginato una cosa, ti voglio provare a coinvolgere in questo volo pindarico, rapidissimo in realtà. Billy Gunn ora ha preso questa posizione, ma quelli sono i suoi figli. Servirà per fare il definitivo turn face degli Acclaimed, fargli vincere la faida con il Gun Club e poi provare a spingerli un po'. Perché in fondo... Un po' per Anthony Bowens, che è anche molto bravo sul ring, un po' perché comunque i due col pubblico hanno un pop della Madonna tutte le volte, il pubblico è lì con quattro orecchie ad ascoltare quello che deve dire giustamente Max Caster. Non è che magari ci vogliono un pochino puntare e partono dal basso, però non sbagliando, perché comunque gli Acclaimed un po' di strada insieme, per colpa di Max Caster, la devono fare. Sì, bisogna poi vedere dove vanno dopo i Gun Club, perché comunque lo sappiamo come sono. Bowens è abbastanza bravo, Max Caster sul ring niente di che, per carità, insieme stanno bene, però sarebbe un, cioè si rimetterebbero nel loro middle card da parte della divisione di coppia. Io penso che vogliano pusharli un po', Fabri, ho questa idea. Che tra l'altro, poi ne parliamo, col fatto che ci sarebbe un team da pushare da 3 anni e uno si è infortunato nel momento peggiore possibile, ecco, cioè, comunque cioè, un altro tag team un po' un po' liscio, un po' con comportamenti. Però appunto non sono stati pushati dei team che ne avevano ben donde. Allora, il nostro caro Mattia Borsani la tocca su un argomento che mi sta molto a cuore. In realtà introduce questa cosa: ma che pop hanno preso gli FTR? Cioè, siamo davvero di fronte a una restaurazione impensabile? No, più che altro credo il pop così mi dà la sensazione che ormai il Pinnacle non esista più. Io la butto lì. Guarda, non sono sicuro di questo. Io la butto lì. Beh, sì. È da un po', eh. Ho dato questa sensazione. È da un po', però. In ogni caso, questi hanno fatto semplicemente la raccolta. Cioè, hanno finito una raccolta punti e adesso stanno prendendo i premi. Possiamo dire a quasi 3 anni dal loro arrivo che alla fine il loro lavorare, il loro stare sempre lì incollati, il loro fare molto bene, tenersi aperte le porte, portare la pazienza del Covid, cioè di non poter andare a viaggiare di qua e di là, perché per esempio il Giappone gli era abbastanza precluso ed era una delle tappe che loro volevano assolutamente fare e per cui hanno firmato per l'All Elite, ha pagato tutto questo tempo per gli FTR. Sembrerebbe proprio di sì, poi a meno che impazziscano loro, Tony Khan, e prendano altre strade in futuro, ma ormai sembra una cosa abbastanza, cioè loro stanno tenendo quello che volevano, perché comunque hanno un titolo in Messico, un titolo negli Stati Uniti e un titolo in Giappone, cioè gli manca soltanto in Europa, cioè dovevano lottare per la Rev Pro e si prende un titolo della Rev Pro, cioè non lo so, gli manca solo quello praticamente. Assolutamente, assolutamente. Vorrei sottolineare questo messaggio di Alex che dice, parliamoci chiaro, certo. Provocatoriamente, no, non è provocatoriamente, siamo assolutamente d'accordo. È proprio così. Allora, qualsiasi tag team che funziona, almeno funziona.
gli hard disk non funzionano più. E non sono sicuro che sia un problema delle dipendenze nelle quali è ricaduto nuovamente Jeff Harvey. No, non ne hanno proprio più. Credo proprio siano finite le batterie. E che ricaricando, è un po' come quei cellulari che dopo un tot di anni a ricaricare la batteria vi sta acceso poco. Lì c'è l'ingresso, due applausi e Jeff Hardy ha finito. Ma è tardi, lo sappiamo da anni come lotta. Sarei assolutamente convinto di mandare chiunque al posto degli Hardys. Assolutamente chiunque. Chiunque. FTR miglior tag team al mondo? Sì. Decisamente, decisamente sì. Al momento non ho coppie davanti che mi possono far pensare che non siano loro i migliori. Non seguo il wrestling messicano, quindi magari Fabrizio da quel versante lì può dirci qualcosa di più eventualmente, però coppia in due che lavorano così bene insieme, no, e sono anche un po' di anni. Più che altro per quelle che ci possono essere, guardiamo anche nella Raw Elite stessa, al momento però sono quelli che stanno lottando, stanno facendo, quindi gli altri, anche se ci fossero coppie migliori, però non le vediamo, quindi è normale che loro in questo momento lo siano. Però sì, io li voterei senza difficoltà e senza pentirmi come il miglior tag team al mondo. E se dobbiamo guardare come fa tipo PWI da luglio a luglio, e siamo a luglio... Loro si vanno in base anche ai titoli vinti, soprattutto ai titoli vinti. Non c'ho cazzo da fare lì. Da luglio a luglio non c'ho cazzo da fare, cioè sono i migliori punto. Quindi è così, sono molto contento. Ciao carissimo, ciao. Ciao. Io farei notare che sta in chat di titolo per gli FTR può essere in funzione della PWI 500 di arrivo a settembre. Allora, sì e no. Nel senso spero che non sia in funzione di quello. Esatto, nel senso che questa è una conseguenza logica. Deve essere una conseguenza logica e non una causa. Cioè la conseguenza del fatto che loro hanno fatto bene è il miglior tag team nel PWI, non 500, nelle coppie mi sembra che siano sono meno 50. Forse 50 o 100, non mi ricordo, però non fate affidamento su di me. Esatto, quindi assolutamente migliori. Per me rimangono in Brusa Bros, non hanno i risultati e non hanno più lottato con continuità e così bene, anche quando sono stati campioni dell'Elite non sono riusciti a fare quello che stanno facendo gli FTR, diciamo senza il titolo della federazione principale in cui stanno lottando, perché gli FTR stanno lottando con tre titoli che non sono della loro Elite teoricamente, poi ne sappiamo che Ring of Honor lo è, però in teoria è così. FTR primi, Bucks secondi. Io sono abbastanza d'accordo per quello che stiamo vedendo. Vi posso dire una cosa, era dai tempi, e non sono stato il mio tag team preferito, ma era dai tempi dei Beer Money che io non vedevo una coppia che mi faceva godere così tanto come gli FTR mi stanno facendo godere ultimamente, ambito maschile, davvero da tantissimo tempo. Mi piacerebbe vedere questi FTR contro gli Street Profits e Usos. Io sono convinto che contro gli Usos hanno già lottato molte volte, i match sono sempre venuti bene. Street Profits a memoria non me lo ricordo, ma io sono convinto che in questo momento gli FTR potrebbero lottare anche con me e Fabrizio. Probabilmente ci farebbero fare un buon match anche a noi. Ma proprio anche il momento di grazia, cioè, non so, è come quel calciatore che ha quell'anno in cui la tocca e va dentro, sempre, costantemente. Cioè, in questo momento è così. Ringraziamo anche per il follow Gabbo JDNF. E lo salutiamo anche subito. Salutiamo anche subito, perché ovviamente quando ci sono... insomma delle cose che vanno un pochino contro le nostre dinamiche, grazie mille per il follow, sei stato bannato penso in tempo rapidissimo, pochi secondi è rimasto qui. E ormai sulla PWI è battaglia aperta tra WWE ed AEW, poi non c'è dubbio che gli FTR siano dal punto di vista tecnico dei risultati secondo me. Ok, sì, è vero, il discorso è proprio anche della diffusione dei prodotti. Al momento anche perché la classifica comunque è mondiale, sì. Per diffusione del prodotto
si vota soprattutto quelli. Ovviamente poi ci sono anche tantissimi altri atleti di tante altre categorie, di tante altre federazioni, tante altre parti del mondo. Sicuramente PWI ha un'attenzione maggiore per gli Stati Uniti, perché sì, è anche vero che il wrestling degli altri posti del mondo ha le sue diversità e non si può nemmeno immaginare di raccontarla dritta. America, Giappone, Messico non partono dalla stessa linea perché sono proprio tre prodotti diversi, possono intersecarsi e lo possono fare benissimo, ma non è quella lì la questione è proprio anche un'altra. Anche perché comunque fai votare il pubblico americano, e anche se metti coppie, ora parliamo di coppie giapponesi, messicane, di qualsiasi nazione, gioco forza, vanno poi a indirizzarsi su quelle americane, ma è normale. Non per campanilismo, sono quelle che vedono, né più né meno. Sì, sì, sì. Ma ragazzi, anche noi probabilmente siamo un po' oscurati da quello che vediamo. Facciamo l'esempio tra me e Fabrizio. Io sono certo che il lottatore che magari vado a selezionare io come migliore, se Fabri lo guarda un po' di volte, lo mette tra i migliori, ma non lo mette come il migliore, e facilmente, parlandomi del suo migliore, io lo metterei tra i migliori guardandolo, ma non il mio migliore, perché comunque anche quello che conosciamo noi, tutto lo storico, il progresso, che seguiamo bene, certo, se dobbiamo prendere uno della elite dell'ultimo anno, su cui siamo abbastanza d'accordo per le prestazioni, andiamo Hangman abbastanza avanti nella PWI 500, e ci mancherebbe altro. Non è il mio lottatore preferito. Non so per Fabrizio, però sono anche sicuro che il mio lottatore preferito non è quello di Fabrizio. E non chiedetemelo, perché lo sapete già. Se seguite i miei video sapete già chi è il mio preferito. Quindi, bene, bene, bene. Ringraziamo anche Leonardo, che si è abbonato per 19 mesi consecutivi al nostro canale del Lato Viola del Ring su Twitch. Grazie, grazie di cuore. Comunque, impressionato agli Aussie Open, vostra opinione? Allora, io ho visto troppo poco per poter dare un giudizio, mi piace guardare un po'. Sicuramente ciò che ho visto mi è piaciuto. Diverse persone mi hanno citato un loro match come il match dell'anno scorso, a livello di coppie, e cercherò di recuperare, vedere, non appena avrò un minimo di tempo in più, e spero entro fine mese di avere, diciamo, tolto un po' il grosso di quello che sto facendo, in modo tale da poter avere un po' più di tempo da dedicare anche alle cose che non devo seguire per forza. E spero di poter rivedere presto. Fabio, tu li hai visti oltre Dynamite, o anche tu sei abbastanza... No, sono veramente... Okay. Con loro sono veramente vergine. Non riusciamo ad aiutarlo. Non riusciamo proprio ad aiutarti, sì, ma li ho visti bene, però bene. Vorrei vedere incontri loro di almeno un quarto d'ora, te lo dico onestamente, due almeno magari. Poi mi fido abbastanza dello United Empire, se non fosse che dentro c'è Aaron Enar, che fa cagare a spruzzo. Tolto lui, gli altri mi sembrano tutti molto validi, quindi perché no? E, tipo l'anno scorso, che Utami doveva vincere la PWI e non l'ha vinta, per mandare avanti delle lottatrici della WWE che sono molto più scarse, ma molto più viste. E quindi ci sta, è una regola a cui dobbiamo sottostare tutti, non è che perché a me piace Utami. Se la classifica l'avessero fatta in Giappone, 9 su 10 avrebbe vinto la Utami, ma è normale, non sì, sì, sì. C'è niente di nemmeno in Italia. Il mio lottatore preferito, un giorno facciamo un bel sondaggione su Telegram per cercare di capire chi è il vostro lottatore preferito. Vorremmo fare magari un torneo dei lottatori. Quindi, se non siete ancora nel gruppo Telegram, cosa aspettate? Venite a trovarci, tutto gratuito, tutto libero, dovete semplicemente venire, sono pochissime le regole da seguire, dai che ci divertiamo a parlare tutti insieme. Dai. Greto Khan, sindaco del mondo. Io lo voglio candidare come sindaco del mondo. Non so se avete visto la sua... C'è un presidente e lui è leggermente sotto dalla parte... Il presidente è ad onorem ormai, quindi non... Sì, certo. Il re, praticamente, l'imperatore. Lui è praticamente un dio, da molti anni a questa parte.
E se seguite i nostri video sappiamo esattamente di chi stiamo parlando, sapete esattamente di chi stiamo parlando, e anche se i suoi figli non hanno raggiunto minimamente le quote, le vette altissime che ha raggiunto lui, lo sapete. Però Gareth Kahn, non so se avete visto come ha, diciamo, controbilanciato la perdita del titolo, ma non sta male, diciamo che non sta male. Diciamo che avrei preferito perdere il titolo anch'io. Come sei venale, Fabrizio, come sei venale. Bene, bene, bene. È il momento del match femminile. Jade Cargill batte Layla Gray. Io sono rimasto sorpreso, eh. Ah, ero convinto che Layla Gray riuscì. No. Il problema qual è? È che alla fine di questo match, mentre Layla Gray è stata sostanzialmente maltrattata anche verbalmente, non direttamente, no? Però datemi delle avversarie vere, di qua e di là, in realtà Layla Gray non ha fatto male durante questo match, nel senso che rispetto alle mega jobber che ha sempre avuto davanti Jade Cargill, a cui ha dato sempre troppo distacco, qui quel minimo di filo da torcere gli è stato dato. Quando sono arrivate poi a salvare la situazione, a rompere un po' il promo che stava facendo Jade Cargill, sia la Statlander che Athena hanno praticamente fatto la figura delle fesse anche grazie a Layla Gray, la quale poi, dopo aver liberato il ring da queste che dovrebbero essere le prossime sfidanti di Jade Cargill, quindi un maltrattamento che io ho visto male da un punto di vista proprio della storia, ma ci arriviamo anche su quello, però Layla Gray poi prova a dare la mano a una Jade Cargill che non ne vuole sapere, mentre il manager, di cui non imparerò mai il nome, le guarda e forse vede un po' il business. E mi chiedo, non è che questa Layla Gray ha un po' messo un piede dentro l'All Elite e un piede dentro le Baddies? Fabri, partiamo da questo e poi andiamo a parlare della strana scelta di far pestare Statlander e Athena. E molto probabilmente sì, vado a presumere che magari Red Velvet deve stare ferma un po' più tempo, e come hanno costruito la cosa gli serve, non ne capisco il senso, questo è un altro discorso, e serve avere tre persone nella stable, molto probabilmente hanno cercato di allora lei disponibile e benissimo, poi vediamo come, cioè, sta sostituendo appunto Red Velvet, non sta sostituendo il fenomeno di turno, quindi credo che lo possa fare apertamente. Ha qualcosina dimostrato, quindi magari è sul ring e riesce a rendere un pochettino di più. Giusto per fare questo periodo che bisogna andare contro Statlander, Latina e in parte Anna Jay, anche perché anche Anna Jay ogni tanto sarà messa lì, quindi magari... Basta Anna Jay. Lo so, però... Che tra l'altro ha fatto un match buono con lei, con Jade Cargill, e uno pessimo. Sì. E dato che il pessimo è stato il secondo, cioè non è che abbiamo tipo questa traiettoria positiva. Io temo che i suoi margini di miglioramento siano veramente pochi, poi vediamo. Speriamo di Anna Jay, dici? Sì, speriamo di no, perché è giovane, ma secondo me sono molto pochi. E poi appunto entrano le paladine, e non è che dici ci sta che poi prendano delle botte, perché non ci sta. Il problema è che sono entrate e uscite. Cioè, sono state lanciate fuori come se non importasse la loro presenza, sì. Che in realtà è vero in termini di Layla che entra nella stable, ma non così per le prossime sfidanti. Credo che possa essere quel depistaggio mal riuscito a dire, sì. Beh, vedi, le buttiamo fuori così, figurati se andando contro questa qua loro possono vincere. Però è mal riuscito, non è venuto benissimo quel segmento lì. È venuto male lì, la risposta la batte la moglie di Caleb with a Kate, né più né meno, la moglie, la compagna, non credo che sia moglie. E sì, no, è stata una cosa, secondo me hanno provato a far rendere, diciamo, Jade Cargill, in questo caso anche Layla Gray, e c'è anche Kiera Hogan, per carità, forti, però... non lo so.
Anche perché Christa Trender in questo momento è cazzuta come non so che cosa. Attina si è comunque presentata così, cioè non sono due che vanno giù così facilmente. Però. 2 secondi. Cioè, è vero che il Blood and Guts era lungo, ma 20 secondi in più non avrebbe tolto nulla, nulla. Come togliere 20 secondi a Baden Gas potenzialmente? Non Si succedeva poteva niente. comunque, Cioè, esatto, non succedeva niente. poteva sconfinare, niente, va Un miliardo di bene, ratings ha fatto. sì, assolutamente. No, dopo parleremo come sempre a fine puntata, scriveremo i ratings che sono andati questa settimana Dynamite, e, giusto per prenderne atto come sempre, non ci cambia nulla sui ratings. Ma se a voi sta piacendo quello che stiamo facendo, la nostra, insomma, vena in cui rimaniamo qua per tante ore a parlare di Elite e quant'altro, beh, una cosa che potete fare per darci una grossa, grossissima mano è mettere un like a questo video. Mettere un like a questo video, magari lasciare un commento sui motivi per cui vi piace, se ci sono delle cose che secondo voi possiamo cambiare. Cerchiamo sempre di ascoltare i consigli, poi non sempre riusciamo a metterli in pratica perché abbiamo a volte anche delle esigenze tecniche che non ci consentono di farlo, però voi scrivete, fateci sapere la vostra opinione sul nostro lavoro, sulla All Elite. E noi siamo ben contenti. Questo ovviamente aiuterà il canale a espandersi il più possibile. Più commenti, più si finisce nelle home page di altri canali, di altre persone interessate al wrestling, e più magari troviamo altri con cui colloquiare. E avere un buon dialogo sul wrestling è sicuramente il motivo principale per cui abbiamo fatto questo progetto. Quindi dateci una mano se potete, così come bisognerà dare una mano a Fabri e ai Bucks. Sono rimasti senza amici. Sono rimasti senza amici. No, perché Possiamo sono tutti dire sfortunati, quindi tutti veramente, ma farla apposta, che ci sono un po' di elementi che portano ai Bucks face, un po' come avevamo pronosticato un po' di tempo fa. Non è che magari c'è qualche elemento per cui Adam Cole possa tornare e dire: se io sono stato trattato in quel modo da Jay White è per colpa vostra, che mentre io non c'ero voi avete fatto i cazzoni e lui si è arrabbiato. Cioè, ci sono un po' di questi tipi di elementi. Il promo che hanno fatto è un promo un po' particolare, perché sì, è da heel, però lasciando dentro queste cose, l'amicizia, siamo rimasti soli, ti fa capire che un pochino l'aria potrebbe cambiare, no? e fa capire quello, fa capire che è meglio non essere loro amici perché sennò ti infortuni, cosa principale, questa è ormai sembra un dato di fatto, e soprattutto c'è il discorso, non abbiamo amici, c'è l'altra persona che non ha amici, non credo a breve, però comunque in abbastanza medio-breve termine, però si riuniranno con Page. C'ha una controindicazione però sta cosa. Page, Adam Cole. Sì, però non sarebbero più uno contro l'altro. Sì, però comunque. Non sarebbero più uno contro l'altro e avrebbe un altro tipo di valore in questo caso, perché sarebbe più il focus sul ritorno dell'Elite in quanto Ma più che altro partner. c'è il discorso poi di quando ritorna Omega, che sarà lui l'ago della bilancia a dare o una persona da una parte o dall'altra, per vedere qual è la quarta persona che si mette poi a favore di una o dell'altra, che sarà ovviamente Sai che se gli è rimasto Don Callis, lui non prende posizione? Non ci sta anche quello, tra l'altro quanto manca Don Callis, Don torna, aiuta anche i Bucks, per favore, Don ti voglio. Sì, no. Don Callis lo vogliamo assolutamente. Tra le genialate, io voglio sempre ricordare il famoso quadro Che di lui e Kenny Omega insieme. Quel bello, quadro col vale fisico tutto. enorme tra l'altro. Quel quadro vale tutto. Se non ve lo ricordate, Google è vostro amico e capirete perché manca come veramente il pane a un affamato Don Callis. Io voglio Don Callis, cioè Don Assolutamente. Callis, Don Lambert, boom. Boom, li metti uno in faida con l'altro perché due di... mamma mia, che cosa vengono fuori. Don Dan, manca solo Dina. Allora, doppia sfida però a Yoshi Hashi e Rocky Goto. Perché doppia sfida? Perché devono scontrarsi a Rampage
lo scontro Rampage, non so niente di risultati, però no, deve essere stato fruttuoso, vittorioso per Yoshi-Hashi e Hiroki Goto, darebbe loro l'opportunità di andare per i titoli delle All Elite contro i Bucks. E qua si comincerebbe a entrare un po' in un'ottica nemmeno troppo scontata, di cui ha parlato anche Fabrizio nell'ultimo suo call mailbag. Cioè, che tipo di rapporto voglio avere durante l'anno con qualcuno con cui poi farò un pay-per-view annuale, come potrebbe diventare Forbidden Door. Cioè, se ci sono degli scambi, come posso farli? E io ve lo dico, senza alcun problema. Non mi piace per niente Yoshi-Hashi, ma se dovesse, insieme a Hiroki Goto, portare i titoli in New Japan, dato che adesso i titoli della IWGP li ha qui la coppia degli FTR, potrebbe essere davvero un primo modo per trovare quella collaborazione più continuativa, che significa poco da un certo punto di vista, perché comunque titoli di coppia, se comunque te li sei scambiati, non è che tipo c'è una cosa solo da una parte, no? Che sia uno o l'altra. Quindi ci sarebbe comunque equilibrio. Però potrebbe essere interessante per vedere a qualcuno dal Giappone che viene per cercare di prendere gli WGP oppure gli FTR che vanno in Giappone, B, qualcuno che dagli Stati Uniti va in Giappone per i titoli della AEW, oppure loro che arrivano e a Dynamite sfidano qualcuno per i vari titoli Dynamite, Rampage, dove volete voi. In realtà quindi potrebbe essere quella la prima spinta per mettere le basi di una collaborazione. Forse, come abbiamo accettato io e Fabrizio più volte in realtà in queste settimane, la non preparazione del primo Forbidden Door potrebbe aver insegnato già qualcosa per il prossimo. Cosa dici, Fabri? Sì, sarebbe quella. Poi magari non è detto che Yoshi-Hashi e Rocky Goto debbano vincere, anche perché i Bucks hanno perso da... No, hanno vinto, scusate, da troppo poco tempo per perdere le cinture. Anche se sarebbe un colpo alla dichiarazione che ho fatto la New Japan. Ah, abbiamo trattato male, prende subito la cintura. E non... per, almeno gli danno, gli danno ragione. E, però, appunto, sono inizi di collaborazione decente, perché se dobbiamo arrivare a Forbidden Door, che sarà tra sei mesi, un anno, non lo sappiamo, tra quanto sarà, buono, quello poi lo scopriremo, se ne faranno uno all'anno, se ne faranno due, tre, quello non lo possiamo sapere. Se si arriva con un minimo di incroci è molto meglio. Cioè il pay-per-view lo guardi con la cosa del pay-per-view e non lo guardi come avevo fatto l'esempio di All-In, cioè alla fin fine è stato quasi un All-In questo per rendere quello più famoso prima di Forbidden Door, e quindi riesci a renderlo quasi un pay-per-view da federazione, che sia New Japan o che sia All Elite non è un problema, però perlomeno unisci un po' tante cose, non è detto che debbano esserci cinture di mezzo da una parte o dall'altra, però perlomeno appunto se a Wrestle Kingdom ci dovesse essere il Page contro Kada, perfetto, comunque è già mandato avanti due e va benissimo. Lance Archer tanto nel Climax, non è, in All Elite non è uno di primo piano, ok, però intanto fai fare qualcosa. Se Moxley e Danielson riescono effettivamente ad andare in Giappone, io non mi stupirei di vedere Wrestle Kingdom loro due, o in coppia o da soli, in qualche faida. Pare sia abbastanza telefonata questa cosa, al momento. Esatto. Quindi anche magari una sorta di rivincita con Tanahashi, fai Moxley e Danielson contro Tanahashi e un altro. Ultimamente faceva coppia con... Ultimamente, si fa per dire, aveva fatto coppia anche con i Bushi, magari torna ai Bushi, metteresti comunque su 4 di peso per fare un tag team del genere. Non ho detto a caso, e poi non sarà di certo lui, visto che c'è ancora parecchi casini, e se sarà ancora in New Japan più che altro. E quindi l'importante è che riescano a incrociare qualcosina, perché se no ci ritroveremo una nuova preparazione per quando sarà di Forbidden Door 2 di non preparazione, e quindi alla fin fine se ne risente una cosa del genere, alla lunga lo risenti, ti piace vedere quello show, però sai che è quello show, basta, non porta niente fuori. Assolutamente sì, ci siamo Fabri, ci diamo questa decina di minuti per il Blood and Guts. Vincono Kingston, Santana Ortiz e il Blackpool Combat Club contro la JAS al completo. È importantissimo
cominciare dal fondo, cioè dal problema che noi abbiamo sollevato non all'inizio della faida, non quando hanno annunciato il Blood and Guts, ma all'inizio della JAS. Cioè, Fabri, si è visto, come dicevi, come mi hai detto in un messaggio stamattina, la disparità totale dei due gruppi. Spara. Cioè, senza pietà, Fabri. Imbarazzante. Cioè, se uno avesse fatto, che ne so, stai guardando e non ti concentri sull'incontro, perché poi già è un incontro che puoi anche perdere la concentrazione perché magari è confusionario. Che ne so, avete il telefono davanti, vi arriva un messaggio, leggete il messaggio e guardate, vedete sempre che al comando ci sono lo stesso Santana Ortiz, che vabbè Santana poverino si è fatto male, Ortiz e Kingston. E poi ogni tanto vedi Jericho Appreciation Society che qualcosina fanno, ti riabbassi un attimo e le vedi di nuovo che comunque prendono botte. Cioè, è stato tendenzialmente non un lungo squash, per carità, però comunque si è notata completamente, hanno sbagliato completamente gli interpreti del Blood and Guts, purtroppo. Una parte troppo forti, dall'altra, cioè, ne parlavamo con te, sì, questo me l'avevi detto te, i 2.0 si sono dovuti fare insanguinare per far vedere che c'erano. Erano veramente dei pungible, sono entrati, prendevano botte, basta. Cioè, poverino Garcia provava a fare qualcosa, ragazzo, fai contro 5. Cioè, non puoi, cioè, non... E se ne esce male così, hanno sbagliato gli interpreti, da una parte più che altro, ovviamente. Sì. Andiamo con un po' di punti, perché questo qui era già cruciale. Allora, primo punto, c'è stato un momento in cui a incrociare i fuochi, quando ancora erano pochi dentro, sono stati due che nelle Indie hanno già tirato fuori un match stratosferico e che sicuramente non sarebbe lo stesso tipo di match che possono fare un Dynamite, un pay-per-view, quel cazzo che volete. Ma il 23 luglio, Fabri, tu non senti questa estrema necessità di vedere Willa Ryuta contro Daniel Garcia per il titolo Pure Title, per il Pure Title della Ring of Honor? Ma io mi auguro che lo facciano. Cioè, io quando ho visto ho detto, ma cazzo, qua devono andare. Però, cioè, attenzione, perché nelle Indie, cioè, c'è Garcia che comunque è campione della Pro Wrestling Guerrilla, quindi avrebbe buonissime possibilità di battere Willa Ryuta. Ma io penso che nessuno direbbe, direbbe niente, ma no, nessuno. Anzi, molto probabilmente partirebbe da favorito, molto probabilmente. Dal mio punto di vista, sì, ma anche per il fatto che, dato che lui si è ritrovato all'interno di questa Jericho Appreciations che fa cagare, almeno avrebbe qualcosa di suo. Willa Ryuta dentro una stable della Madonna che dovesse fare coppia con Danielson o con Castagnoli. Come casca bene, non è che... Sì, cioè, l'altro, cioè, o casca con Jericho è finita, L'altro non ha nessun altro lì, perché non dire che tu vorresti vedere Garcia e Sammy Guevara insieme in coppia. Ma no, ma manco solo tortura. Cioè, non ci siamo proprio. Quindi... La prima roba è quella lì. La seconda cosa invece, l'ho detto nel video a caldissimo uscito oggi per gli abbonati al nostro canale YouTube, credo fortemente che l'ingresso di Claudio Castagnoli in All Elite sia stato estremamente vincente da un punto di vista dell'impatto. Lui è arrivato, ha fatto molto molto bene le due cose che doveva fare, che erano due cose comunque complicate. Il primo era sostituire idealmente il dream match per eccellenza dei tecnici. Ha fatto un match non da tecnico puro, però comunque è venuto fuori un signor match, quello tra lui e Zack Sabre Jr. E poi doveva avere impatto nel Blood and Guts. E io credo che abbia avuto molto impatto nel Blood and Guts, al di là di aver portato poi la vittoria in definitiva. Però c'è entrato per primo, è stato dentro, non ha stillato una goccia di sangue, ha lavorato bene e con tutti quelli che ha avuto davanti si è incrociato benissimo, anche quei due sfigati. Questo cosa ci porta? Ci porta a pensare, mi porta a pensare, spero veramente che sia pace fatta con Kingston, cioè che l'ascia di guerra sia stata sotterrata, perché che ventaglio di possibilità hai in questo momento, considerato anche il fatto che molti main eventer sono fuori per problemi fisici? Cioè tu in questo momento hai potenzialmente
un Claudio Castagnoli che può andare a prendersi un posto incredibile nella card appena arrivato e nessuno avrebbe niente da dire. Sì, beh, è una cosa che comunque si sapeva già prima che arrivasse, al momento sta confermando, è in piena forma, quindi non, infatti spero di non vederlo, diciamo, sprecato contro Kingston, perché comunque vai a toccare, ok, speriamo che abbiano fatto pace, speriamo, bravo per loro, magari non vogliono far pace, quindi speriamo, sono fatti loro, e... però in ogni caso sai già per forza che vai a toccare una cosa reale. Non è, che non è un fatto segreto. No, hanno litigato veramente. E quindi, ma anche il discorso finale di Forbidden Door, tu dici, vabbè, dai, può averlo fatto per cosa. Però vedi le facce di Moxley e la faccia stessa di Castagnoli, cioè lì non l'ha fatto per storyline. L'ha fatto, punto. Cioè, è diverso. Quindi vai a mettere lo stesso, comunque devi mettere per forza una cosa di vita privata. E quando metti la vita privata, no, più che altro scazzi personali, è ovvio, quelle sono... No, e poi comunque il livello di Castagnoli è molto più alto di quello... Cioè Kingston sta bene contro il Jericho attuale, va bene, ma non lo metti contro il Castagnoli di adesso. Ma Kingston... Anche lui ha un ventaglio di possibilità incredibili, ma certo, ma non quella. Ma se lo devi mettere con qualcuno del della, vabbè, Castagnoli faceva la sua parte, facciamo che vuole litigare con la stable, tanto per intenderci, allora ci metto Utah, che tanto da una vittoria importante aiuta, e Kingston se perde pazienza, tanto anche lui è come Archer, non è un problema se perde, che ben venga, non gli do né Castagnoli nemmeno Moxley e Anderson, gli puoi dare Moxley, perché tanto sai che ci farà sanguinare come un pazzo a un certo punto, beh, e renderà credibile il fatto che avendo perso 8 litri di sangue, però sì, no, non ha senso alcuno. Peso all'esterno delle gabbie, testa in giro, cooperazione, è stata epica, non me la toglierò dalla mente, è stato uno dei momenti più strani, però ripeto, senza il loro sangue loro sarebbero stati completamente anonimi anche lì dentro. Incredibile. Io spero veramente che siano due che nel backstage siano uomini spogliatoio in maniera indegna, perché non riesco a capire cosa abbiano visto in loro due. Io mi auguro che siano i classici che devono essere in un roster per altri motivi, perché cioè non me ne capisco. Guarda, Jericho in tempi non sospetti, cioè quando loro erano arrivati nell'Elite, li aveva intervistati con il suo podcast e ne aveva parlato un gran bene. Ora, le valutazioni di Jericho a livello umano non sempre sono in linea con quello che penso io. Sì. Per mille ragioni. Però lui li ha veramente portati sul palmo di mano, quindi sono abbastanza convinto che, come dice anche Draco, salutano sempre, portano i cornetti ogni giorno, le buste della spesa alle vecchie, insomma, solite cose che si dicono di serie. Attenzione, che questa era una specifica domanda che venne fatta da Andrade su cosa ne pensava del caso Jeff Hardy. La cosa più bella, è un mio amico, è una bravissima persona, tutte le volte che entravamo nel backstage salutava sempre. A parte più bella. Che bello. Sono morto, portavo i sacchetti dello spesso. Assolutamente. Fabri, però, non sono gli unici punti che vorrei toccare. Ce ne sono almeno altri tre. Primo, l'utilizzo di un bel po' di armi, che potessero essere il vetro, potessero essere le puntine, il desiderio di trasformare davvero questa contesa in un blood. Io sono convinto e sarò sempre convinto che queste occasioni sono quelle giuste per fare questo genere di match, perché lì si presenta così. Un po' meno sono convinto del fatto di voler per forza aggiungere. In questo caso è stato abbastanza funzionale il tutto, però vorrei un tuo parere, perché comunque so che tu non sei proprio a favore del sanguinamento costante. Anche se, insomma, in questo caso, blood and guts. Le budelle non si possono tirare fuori, no? Quindi per forza il blood.
Sì, no, c'è il problema sempre del troppo sangue, ne abbiamo già parlato, e Moxley è uno che col sangue ci va a nozze. Si è tenuto abbastanza libero stavolta perché aveva ancora il cerotto dell'altro taglio, quindi vuol dire che si era tagliato involontariamente troppo a Forbidden Door, ma chi l'avrebbe mai detto? Non ce ne eravamo mica accorti. E quindi a lui si è evitato. Però c'è veramente l'esasperazione. E in questi incontri porta ovviamente di più, ci mancherebbe. Però sembra che sbaglino le posizioni dei sanguinamenti a volte, perché sembra quasi che a partire da Cody, Moxley stesso, anche quando era capitato con Danielson, sembra proprio che o lo fanno apposta o gli scappi, tra virgolette, la mano quando fanno il break job. Perché vanno a grondare. Perché vanno a grondare nel vero senso della parola, che poi il discorso di grondare sembra una scemata, ma è pericoloso veramente, perché se cominci a perdere tanto sangue, ed è tanto che stai lottando, tra sudore, eccetera, non sia mai, se hai una giornata particolare, che sbatti per terra, è un attimo. Cioè, c'è allora, una parte... Diciamo che quel sangue lì fortunatamente non è sangue sì, pericoloso, meno male. perché comunque fa molto per il fatto che stai Sì, sudando. esatto. Però... Però qualcuno prima ci chiedeva un video su Shibata. Esatto. Quella fatidica volta, il sangue, non per un blade job, il sudore, la disidratazione, è stato quasi una settimana paralizzato. D'estate può essere pericoloso. Ma c'è un altro punto che vorrei toccare. L'universo femminile avrà una nuova faida verosimilmente tra Tay Conti, che era lì e ha cercato di dare una mano nel suo piccolo, in un momento particolare del match, e una Ruby Soho che avevamo già visto nel video package. E la domanda chiave è: se dovessero inserire una donna nel Bullet, sì, vabbè, nel Blackpool Combat Club, io non disdegnerei di una Ruby Soho. Vai. Nemmeno io, però bisogna vedere se l'hanno messa come amica di Kingston o come amica di Castagnoli. Teoricamente sarebbe amica di Kingston, però anche di Mox, di Castagnoli, però sarebbe amica di Kingston. Quindi Perché è di New York. sì, e quindi si toglierebbe dall'equazione della. Sì, Stavo perdendo il nome del Blackpool Combat Club perché comunque però Kingston io sto valutando un fatto, che per mia... Cioè, per farmi contento, loro non fanno più la faida tra Kingston e Castagnoli, no? Quindi, tolta quella faida, potrebbe entrare come donna nel Blackpool Combat Club. Sto facendo fatica a dire il nome della stable, cioè, ragazzi. ma è un gioco di parole tendenzialmente, cioè No, è che io ho dormito 3 ore scarse stanotte, quindi anche quello. Vabbè. Sì, però come appunto Blackpool Combat Club, ribadisco, devi togliere Kingston dall'equazione. Sì, ma io ormai su Perché quello se no sono. anche lei può essere motivo di diatriba Kingston Castagnoli. Cioè, e diventerebbe poi tutto Vaca mi una sblocca una lunga. cosa interessante, in realtà. E bisogna vedere quando torna, però Legoverse non avrà ancora per qualche mese. Era il crociato, quindi 9 mesi a partire, più o Brutta meno mia. 9 mesi, potrebbero anche 12, però diciamo 9 mesi dall'infortunio, mi sembra sia stato a 2 o 3 febbraio. mesi, grosso modo, che sei infortunata. Poi post parto 9 mesi. E però sono veramente brutto. Però sì, certo che secondo in questo momento va contro Tay Conti che comunque da quando è con Sammy Guevara non ha avuto faide, si è messa insieme a Tay Conti, insieme a Sammy Guevara. Ha avuto il E periodo Paige Van Zandt, ma non ha ancora fatto quell'incontro ma non lo singolo farà, qui e non lo farà. Esatto. perché poi hanno dovuto togliere, se ti ricordi, Sammy Guevara non può più andare per il titolo finché esce la scorpio, e quindi non incrocerà più le armi neanche con la Van Zandt. In teoria è libera Tay Conti. È libera e sua prima vera faida da nuova veste. Faccio fatica anche a pensare che la possa perdere, però allo stesso tempo Ruby Soho non le puoi far perdere la Madonna e mezza, perché ormai è quella che perde tutto.
quindi è interessante questa cosa, se, la, se dovessero mettere in campo, perché comunque sarebbe una, sarebbe difficile da leggere. Molto. Un altro paio di considerazioni sul Blood and Guts, andiamo un pochino più rapidi ora. La prima è la forchetta utilizzata un po' come tributo ad Abdullah the Butcher. Io ero contento. Meno male che non hanno usato quello come tributo di Abdullah the Butcher e non l'epatite, che era cosa che era solito elargire tanto era quanto le botte. Elargire. E poi la parte in alto, nella gabbia. Per ultimo teniamo l'infortunio. La parte in alto nella gabbia. Perché? Perché a un certo punto si sono spostati in alto i due leader, leader fattuali, eh? C'era un campione del mondo ma non c'entra niente. Qui la battaglia è Kingston contro Jericho. I due leader sono sopra, cominciano a menarsi, quello che è, arriva Sammy Guevara, viene lanciato senza rimorso, bellissima quella scena, senza rimorso di Kingston. Bello perché è caduto in super sicurezza, ma si fa un altro volo della Madonna. Ricordiamo il peggiore che ha fatto è quello della One Winged Angel, sì, nel primissimo Stadium Stampede. E poi arrivano Claudio Castagnoli, arrivano, arriva SpongeBob, insomma un po' di gente arriva e alla fine vince la fazione di Kingston, ma con Claudio Castagnoli che toglie un po' la luce di Kingston. Preludio per un altro pezzo di faida, o forse davvero pace fatta e si può passare oltre? Io temo molto la faida. Purtroppo temo che la faida sia letta. Cioè, anche lì Kingston che se la prende, ti fa capire che comunque... Cioè, Kingston di fatto non ha goduto della vittoria. E quindi... si tocca la faida con Castagnoli. Allora, non era incazzato come la fine del, di Forbidden Door? No, no, beh, lì fine ha abbracciato, perché abbiamo la foto anche. Sì, però gli ha fatto tre volte il cenno, come cosa hai fatto, eccetera. Cioè, è un incontro, devi far perdere gli avversari. Cioè, chi schiena a schiena, o chi fa, in questo caso sottomesso, fa sottomettere. Anche perché Jericho comunque stava resistendo, non era manco detto che cedesse. Quindi non... Però temo che si vada. Magari non subito, però la fanno. Capace che magari la tengono ferma ancora un po', poi dopo tirano fuori e a Dickinson dica: ti ricordo quella volta che... L'ho già detto nel caso di Post Forbidden Door. Kingston e Diro si odiavano veramente, nel vero senso della parola, e hanno tirato fuori degli incontri, i più bei incontri che ha fatto Kingston sono stati contro Chris Hero. Se tanto mi dà tanto, allora riesce a fare un bel incontro, già che si stanno sulle palle. Però sarà pesante da seguire. Per il pubblico no, perché però sarà pesante da seguire. E noi abbiamo una visione un pochino più... un po' più tecnica forse, per certi versi, e quindi facciamo un pochino più fatica. Ultimo elemento, Fabri, mi tocca. Santana, si è fatto male la terza mossa. Non ha praticamente partecipato al Blood and Guts, non ha partecipato al festeggiamento finale. È stato accompagnato fuori anche dopo questo incontro. E niente, da quello che si è visto, io ho letto ginocchio, da quello che si è visto sicuramente comunque dal ginocchio in giù, una delle... che sia ginocchio, che sia caviglia, che sia piede, faccio fatica, sarà stata sempre una conseguenza. E quando gira così la caviglia, che sia per colpa dei legamenti del ginocchio, che sia per colpa di quelli della caviglia, faccio fatica a pensare sia una cosa breve. Vediamo. Speriamo che sia stata soltanto, diciamo, la storta, ecco. E fermarsi per precauzione. Esatto. Molto molto triste per questa cosa, molto molto triste. Sì, anche perché se fosse veramente ginocchio, caviglia, sai che sono, se ti va bene, 6 mesi, e Ortiz te lo ritrovi, non è un... cioè, se andate a guardare le indie, i match singoli li va a fare Santana, non li va a fare Ortiz. Il che vorrebbe dire, magari, però... Magari lo mettiamo a Kingston per un periodo. Aiutarci a stare fuori da esatto, da Castagnoli, perché lo mette insieme a...
Magari non lo so. Ortiz all'inizio è l'unica cosa perché Ortiz, poverino, cioè per carità, degli incontri li può fare, ma gestire 6-9 mesi in singolo è dura. Molto dura. Prendiamo atto dei dati di ascolto, Fabri. 1,02 milioni e 0,36 di ratings, quindi un bel risultato, ne prendiamo atto. Volevo fare un'ultima considerazione prima dei saluti finali. Blood and Guts è stato il secondo momento consecutivo dopo Forbidden Door in cui solo per alcuni momenti è apparso Jim Ross al commento. So che una considerazione frega un cazzo nessuno del commento, io vi voglio bene tutti quanti. Io lo sento in spagnolo poi, quindi. Okay. Però Excalibur ha lavorato questa settimana con Tony Schiavone e Taz, il quale si sta divertendo un sacco, continua a ridere, cioè è felice di essere lì. Excalibur credo che abbia dimostrato di essere il miglior commentatore attualmente in gioco sulla squadra statunitense. Passaggio di consegna direi ormai avvenuto di fatto. Recentemente ha firmato un contratto, un rinnovo di contratto Jim Ross, il quale però, lasciamelo dire, comincerà a fare quelle altre cose che lui tanto voleva fare una volta firmato il rinnovo. Mm-hmm. Sei anche tu convinto che siamo un po' al cambio, al commento definitivo? Ha preso la via del ritiro come telecronista, chiamatelo come volete, commentatore comunque, quindi piano piano adesso lo si vedrà sempre meno, magari giusto nei pay per view e qualche altra cosa. Io il mio sogno, una federazione me lo deve regalare se fosse la All Elite. Vabbè, in All Elite c'è più di due commentatori, quindi però datemi Ranallo e Styles. Io vorrei, se potessi far ringiovanire Mike Tenay. Io vado un po' più fattibili, che Styles è scomparso completamente, quindi fattibile. Lavora per la WWE al settore sito internet www.com. Eh sì, ma non si è tolto dall'affare, però Ranallo Styles, che coppia sarebbe? Boh. Sì. Però niente. Joe Styles, non è andato a pensare. Joe Styles. No. Niente, però sono contento per la promozione di Excalibur, diciamo. Ha fatto tanto e sta lavorando tanto e molto bene. Sì. Quindi penso e spero che sia così. Questa era un po' l'ultima considerazione di oggi. Vedete, l'ho fatta extra Blood and Guts, così chiunque di voi sia già andato via. Si è comunque sentito tutto quanto, senza la rottura di palle del commento che forse interessa soltanto a me. Vabbè, ci tenevo. Come sempre, Fabri, il ringraziamento a chi va. Prima di tutto la nostra chat che è rimasta qui ad ascoltarci in diretta e ci ha consentito di fare questa puntata anche con le proprie considerazioni. Unire i pensieri è stato molto importante, è stato soprattutto per noi motivo di argomentazioni migliori, quindi grazie davvero di cuore a chi è stato con noi per tutto il tempo, a chi è passato solo per un saluto, a chi semplicemente in silenzio è stato qua e ci ha supportato con la visualizzazione, con la propria presenza, che è davvero molto importante. Poi l'altro ringraziamento gigante va sempre a te, Fabri, che ancora una volta sei stato qui e ci hai portato le tue considerazioni dall'inizio alla fine. Grazie di cuore. Grazie a te, figurati. Ringraziamo tutti quelli che hanno deciso di abbonarsi al nostro canale YouTube. Se volete, facciamo tanti contenuti per le persone che decidono di contribuire al nostro progetto a livello economico. Ovviamente la maggior parte dei contenuti rimane e rimarrà sempre gratuita e disponibile a tutti. Vi garantiamo più o meno un video al giorno, cercando ovviamente di trovare belli argomenti, di parlare di un sacco di cose. Ovviamente cerchiamo di dare qualcosina in più a quelle persone che stanno con noi, come per esempio a chi spende 10 euro al mese. Ci stiamo trovando un paio di volte alla settimana a guardare dei match insieme, commentare insieme, passare un po' di tempo insieme, fare delle belle considerazioni. È un bel momento per fare anche un po' più amicizia, per stare un po' più insieme, per guardare del wrestling insieme, per insomma darci una mano sempre di più a stare in compagnia, a stare bene. Grazie davvero di cuore a tutti per essere stati con noi, è stato un piacere anche per questo episodio 151 di Elite Friday. Noi ovviamente ci risentiamo come sempre, alla prossima.